A Spa la Ferrari torna competitiva, ma la pioggia poco prima della partenza della gara darà non pochi problemi a molti piloti. A Reims i lunghissimi rettilinei dovrebbero avvantaggiare ancora una volta la Ferrari, ma con Surtees che lascia clamorosamente la squadra, Bandini diventa il primo pilota. Un cordiale saluto e bentornati su Formula One Story. Let's go! Formula One Story è anche in podcast. Lo trovi su Spreaker, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e tutte le altre piattaforme. Dopo la prima gara, il circus si sposta sul tracciato belga di Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio. Un circuito molto veloce dove, con i nuovi motori a 3 litri, ci si aspetta un drastico calo dei tempi sul giro. Ci sarà qui il debutto dell'americana Eagle di Dan Gurney, che porta qui al debutto la sua bellissima T1F. Ferrari si presenta ancora con due versioni della sua vettura, la 312 a 12 cilindri per John Surtees e la 246 a 6 cilindri per Lorenzo Bandini. Nuove vetture per Cooper, McLaren e Brabham, mentre la BRM porta qui ancora i suoi modelli del 1965, ma testerà il nuovo motore del 66 durante le prove. Anche la Lotus, vecchio modello 33 con motore rivisto per Jim Clark, mentre il compagno di squadra Peter Arundel avrà il compito di portare in pista il nuovo modello 43 con il nuovo motore BRM H16 e avrà il compito di testarlo durante le prove. Le qualifiche iniziano con molti problemi per diversi piloti. In casa Lotus, Jimmy Clark risconta grossi problemi su entrambe le vetture a sua disposizione, mentre Arundel riesce a completare solo 3 giri a passo lento con il nuovo motore. Problemi di motore anche per le due Cooper di Rindt e Ginther, perdite d'olio per McLaren e problemi tecnici anche per la Eagle di Dan Gurney. Non sorprende allora che la pole position se la giudichi John Surtees con la Ferrari, ben 3 secondi e 2 decimi meglio rispetto alla Cooper di Jochen Rindt. Jackie Stewart, nonostante i problemi ed un motore depotenziato rispetto agli altri, si difende con un buon terzo posto. Seguono Brabham, Bandini, Bonnier e Spence. Graham Hill e Jim Clark invece hanno avuto grossi problemi durante tutte le sessioni e sono solo rispettivamente nono e decimo. Domenica mattina però piove e questo vuol dire che la gara inizierà sul bagnato. Alla partenza Surtees scatta bene davanti a Rindt e a Brabham, mentre Clark viene colto di sorpresa dallo start anticipato rispetto al solito e cade in fondo al gruppo. Le condizioni però sono molto critiche. Quasi subito va fuori Bonnier che colpisce una fattoria, mentre Spence finisce nel bosco. Errore anche per Rindt che esce di pista sull'erba, ma rientra e questa manovra mette in difficoltà il gruppone dietro. Stewart per evitarlo finisce contro il palo del telegrafo con la vettura cappottata. Bondurant e Graham Hill si fermano allora per aiutare lo scozzese ad uscire dalla vettura che stava perdendo carburante. Riescono a liberarlo, ma Stewart ha rimediato una spalla rotta nell'incidente. Molti altri piloti escono di pista e alla fine del primo giro la situazione è questa. Surtees primo, poco davanti a Brabham. Terzo Bandini, quarto Ginther, quinto Rindt, sesto Ligier e settimo staccato Gurney, ha già quasi un minuto per un problema al motore. Tutti gli altri sono già fermi, con anche Clark fermo per un problema di motore dovuto alla troppa acqua. Al secondo giro Bandini supera sia Brabham che Surtees e si porta al comando. Ma durerà poco, infatti già alla terza tornata riperde subito due posizioni, con Rindt che sta tenendo un ritmo forsennato ed ora è lui alle spalle di Surtees. L'austriaco sta volando e al quarto giro si mette in testa la gara superando l'inglese della Ferrari. Surtees decide allora di rimanere dietro di un paio di secondi per evitare gli spruzzi d'acqua e per avere la Cooper come punto di riferimento davanti. La gara prosegue senza particolari eventi, con la pista che mano a mano si sta asciugando. Rindt però comincia ad avere dei problemi sulla sua vettura e al giro 21 Surtees lo raggiunge e lo supera sul rettilineo del Kemmel, riportandosi in testa. Non c'è più storia, John Surtees non ha più rivali e taglia il traguardo da vincitore con più di 40 secondi di vantaggio sulla Cooper di Rindt, al primo podio in carriera. Terzo è Bandini, davanti a Jack Brabham. A inizio luglio il terzo appuntamento stagionale si corre sul circuito francese di Reims. La gara avviene appena dopo la 24 ore di Le Mans, dove la Ford è riuscita a battere la Ferrari col team di Maranello che è andato letteralmente sotto shock.
ci sono state grosse tensioni, tanto che Sartis si dice che abbia litigato con lo staff di Maranello e infatti ha deciso clamorosamente di lasciare la squadra, accasandosi alla Cooper. Ginter, a questo punto rimasto senza sedile, decide di unirsi al programma di sviluppo della Honda in Giappone, mentre il posto vacante in Ferrari viene preso da Mike Parks. Jackie Stewart è ancora convalescente dal suo incidente a Spa, quindi la BRM decide di schierare una sola vettura per Graham Hill. Durante le prove si nota subito che i lunghissimi rettilinei daranno vantaggio ai motori a 3 litri, con Graham Hill e Jimmy Clark che quindi spingono per poter utilizzare i nuovi motori anche in gara, ma riscontrano ancora dei problemi di affidabilità. Come se non bastasse, Clark durante un giro durante le prove colpisce un uccello ferendosi ad un occhio. Lo scozzese volante non potrà prendere parte alla gara e Colin Chapman lo sostituisce con Pedro Rodriguez. Le Cooper si stanno dimostrando molto veloce e stanno dando del filo da torcere alla Ferrari, anche grazie al fatto che stanno sfruttando l'effetto scia. Sartis, grazie al traino di Rindt, fa segnare il miglior tempo durante le prove. L'inglese è primo quasi fino alla fine dell'ultima sessione, ma alla fine c'è la zampata di Lorenzo Mandini che strappa la sua prima pole position in carriera, nonostante la Ferrari non abbia utilizzato la tattica della scia. Sartis quindi è secondo e Parks alla fine è ottimo terzo. Brabham è quarto davanti al terzetto delle Cooper formato da Rindt, Seifert e Hamon. Graham Hill è costretto a correre col vecchio motore e non può fare molto altro se non l'ottava posizione, con Pedro Rodriguez alla fine soltanto tredicesimo. Alla partenza Sartis scatta bene e sembra superare le Ferrari, ma la grande potenza del motore di Maranello consente a Bandini di mantenere la testa, con Brabham che si inserisce davanti all'altra Ferrari di Parks. Sartis, appena dopo il via, comincia già ad avere problemi di motore e retrocede in mezzo al gruppo. Bandini e Brabham cominciano a distaccare lentamente il gruppo degli inseguitori, guidato da Parks, con Sartis che dopo soli 5 giri deve arrendersi per un problema alla pompa del carburante. Dopo 12 giri Bandini ha un paio di secondi di vantaggio su Brabham, con un gruppetto staccato in lotta per il podio, formato da Parks, Hamon, Hill e Rindt. Presto però le due Cooper e la BRM di Hill si devono ritirare per problemi tecnici, lasciando tranquillo solo Parks al terzo posto, con Hulme e Rindt che sono risaliti in quarta e quinta posizione. Bandini davanti comincia a guadagnare diversi secondi su Brabham e sembra avere la vittoria in pugno, quando però al giro 31 il suo motore comincia a perdere i giri. Il cavo dell'acceleratore si è rotto e purtroppo per Bandini non c'è niente da fare, con Brabham che ringrazia e va in testa. La gara non ha più storia, con Jack Brabham che amministra il suo vantaggio e taglia il traguardo da vincitore per la prima volta su una macchina costruita da lui stesso. Secondo è Parks, che al debutto ottiene il suo primo podio, con Hulme che arriva terzo nonostante problemi di pescaggio di benzina all'ultimo giro. Tre vincitori diversi nelle prime tre gare dimostrano che questo campionato fin qui è stato equilibratissimo, con Jack Brabham che va in testa al campionato per la prima volta dopo ben 6 anni con solo 12 punti su tre gare. I problemi di Ferrari, BRM e Cooper stanno consentendo all'australiano di poter aspirare al suo terzo titolo mondiale. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo insieme nei prossimi video. Ciao!